Salve, concludiamo oggi il nostro percorso sulla menopausa parlando di menopausa e genitali esterni femminili. Infatti, l'organismo di una donna si modifica con la carenza ormonale, così anche l'apparato genitale esterno, sia da un punto di vista anatomico che da un punto di vista funzionale. Infatti, la carenza della sintesi ormonale che si ha in menopausa determina la ridotta produzione di sostanze importantissime per il trofismo e la nutrizione dei tessuti, dei genitali e della mucosa vaginale. Ecco perché in menopausa si assiste a un progressivo impallidimento e assottigliamento delle mucose e ad una riduzione dei volumi e del turgore dei genitali esterni femminili. Questo perché viene meno la sintesi di determinate proteine, quali il collagene, l'elastina e l'acido ialuronico, sostanze fondamentali a mantenere proprio la morbidezza e il turgore della parte. Tutto ciò provoca nella donna immensi fastidi. Proprio perché l'assottigliamento di queste parti determina secchezza vaginale, secchezza vulvare, intolleranza all'utilizzo di detergenti, intolleranza agli indumenti e interferisce anche con la vita di relazione e la vita di coppia, proprio perché, l'atrofia della mucosa vaginale e la secchezza fanno sì che anche i rapporti sessuali risultino difficoltosi. Fortunatamente, la medicina estetica e la ginecologia, con una nuova branca chiamata appunto ginecologia estetica intima, viene incontro alla donna per risolvere questi problemi. Esistono diversi tipi di trattamenti che possono essere trattamenti locali. La donna può quindi utilizzare dei detergenti privi di tensioattivi che possono essere fastidiosi. Dei lubrificanti a base di acido ialuronico per umidificare le mucose e facilitare appunto l'atto sessuale, ma in particolare vorrei parlare di due trattamenti estetici che utilizzano una sostanza in particolare, l'acido ialuronico. L'acido ialuronico è una sostanza di sintesi che è presente nelle mucose genitali che agisce come una spugna, nel senso che richiama acqua e mantiene il turgore e l'idratazione genitale. Viene iniettato all'interno dei genitali esterni, quindi delle piccole e delle grandi labbra e soprattutto a livello dell'introito vaginale, in maniera tale da richiamare acqua nei tessuti e mantenere il turgore della parte. Queste sostanze possono essere iniettate periodicamente, semestralmente, perché poi col tempo si riassorbono. In ambulatorio consistono nel proprio l'iniezione di sostanze di siringhette pre-riempite che appunto hanno la funzione non solo di ripristinare la giovinezza della parte genitale esterna femminile, ma anche di migliorarne la funzionalità. Un altro trattamento innovativo invece è l'utilizzo della carbossiterapia. La carbossiterapia consiste nell'insufflazione sempre nell'area genitale esterna e a livello vaginale di anidride carbonica, mediante infiltrazioni con dei piccolissimi aghetti. La seduta viene fatta in ambulatorio assolutamente indolore e consiste, ripeto, nella insufflazione di anidride carbonica che nei tessuti viene trasformata in ossigeno e che ha la funzione proprio di riossigenare i tessuti, ma anche di aumentare la vascolarizzazione della mucosa vaginale, che quindi viene stimolata ad ispessirsi e viene stimolata anche la produzione di elastina e collagene, facendo sì che anche le pareti vaginali che erano praticamente assottigliate e molto asciutte, ripristinano la loro funzione, per cui ritorna la lubrificazione dei tessuti, il turgore e la vascolarizzazione. Queste sedute vengono personalizzate,
sono indolore, vengono fatte inizialmente delle terapie di attacco alla settimana, dopodiché le prime 5-6 sedute si passa alla seduta di mantenimento, proprio per far sì che si abbia il ripristino funzionale dell'area genitale. Con questo è tutto, abbiamo concluso il percorso sulla menopausa e spero di avere chiarito ogni vostro dubbio. Grazie.